No, siamo qui, abbiamo preso contatto con l'associazione di Don Ciotti, ci siamo parlati un po' di reddito di cittadinanza, di povertà e siamo assolutamente d'accordo su questi punti, che la povertà deve essere considerata un reato, deve essere combattuta con certi sistemi. Noi stiamo definendo come portare avanti il reddito di cittadinanza, le modalità e insieme, perché mi sembra che siamo assolutamente d'accordo per fare qualcosa in questo senso, per scardinare questa povertà che aumenta, 10 milioni di famiglie, gente che comincia ad andare a fare fila alla Caritas, famiglie di persone, e io non riesco più a capire, se non possiamo stare lì a guardare e vivere in un paese così, io non ci riesco a vivere, lui fa parte di questo contesto da una vita, conosce la povertà molto meglio di me, e sentirmi dire che è sulle nostre idee, noi siamo sulle loro idee, è una grande soddisfazione, io sono felice di averti ritrovato. Sì, le nostre idee è che di fronte a 10 milioni di povertà relativa, 6 milioni di povertà assoluta, milioni di persone senza lavoro, 2 milioni e mezzo di giovani che non studiano e non lavorano, ma c'è anche una povertà culturale impressionante, 6 milioni di analfabeti con analfabetismo di ritorno e siamo agli ultimi posti per la dispersione scolastica, non si può perdere tempo. Certo. E allora questo diritto di dare delle condizioni di libertà e di dignità alle persone è un problema di dignità. Certo. Non si può essere e perdere tempo rispetto a tutto questo. E quindi Libera, con le sue associazioni così varie, così variegate, l'ha messo al primo punto di contromafie, non l'ha messo a caso, perché lotta all'illegalità, alla corruzione, alle mafie, vuol dire creare delle condizioni proprio di dignità per le persone, di libertà per le persone. E quindi con chiunque ci crede in questo, noi mettiamo in gioco quello che abbiamo per raggiungere un obiettivo. Voi ci avete cercato, a noi è fatto piacere, per condividere insieme, ben vengono altri, certo, nella chiarezza, per raggiungere quell'obiettivo, perché non mettiamo in gioco le nostre sigle, ce ne frega proprio niente, bravo. Qui c'è il bene comune di tutte le persone, e di fronte a questo, sulle cose giuste, si deve lavorare insieme, non perdiamo tempo per piacere, ne abbiamo perso troppo, la gente non ce la fa più. Perfetto, grazie a tutti, ciao.